Il suo nome? Claudia Rutigliano. Simona Loe, Luisa De Stefano, L'azienda per cui lavora? MSD Italia. Novartis Italia, Roche Italia, Il ruolo che ricopre? Patient Engagement Hematology and Advanced Therapy. Sono responsabile delle relazioni con le associazioni dei pazienti. Che Patient Partnership Lead. cosa ne pensa dei pazienti esperti opati? Penso che sia una risorsa importantissima per il patient engagement nell'area della ricerca clinica. Beh, ritengo che possano rappresentare la creazione di valore per l'intero sistema salute. Penso che siano una grande risorsa e una bellissima opportunità. E una volta formati e preparati, come vede il coinvolgimento del paziente esperto opati? Ma credo che il coinvolgimento dei pazienti è un qualche cosa che andrà sempre di più sviluppandosi e sarà quindi necessaria questa formazione in tutto quello che è il life cycle del farmaco, quindi iniziando dalla parte dello sviluppo fino ad arrivare all'accesso, ma addirittura anche a tutto quello che è il tema poi della safety post-marketing dei farmaci. Quindi credo che ci sarà una grande rivoluzione. Certamente rilevante, anche perché il coinvolgimento richiede una preparazione specifica, tanto più in una realtà come quella italiana, che presenta disomogeneità a livello territoriale. Beh, questa è una domanda abbastanza complessa e richiederebbe una risposta altrettanto complessa. Quindi credo che la risposta credo che sarebbe necessario che tutti gli attori coinvolti decidessero le regole di ingaggio, quindi il paziente esperto, ma le istituzioni, gli enti regolatori e non ultime anche le associazioni dei pazienti, perché credo molto nel paziente esperto, ma credo altrettanto nel valore della rappresentatività delle associazioni. E dottoressa, perché ritiene necessario formare un paziente in ricerca e sviluppo dei farmaci? Perché il coinvolgimento in tutte le fasi di sviluppo del farmaco per essere efficace richiede l'acquisizione, anche in questo caso, di conoscenze specifiche ed è fondamentale per la creazione di dati, di evidenze sulla patologia nelle diverse fasi. Credo che sia molto importante, direi necessario, in quanto abbiamo visto come a volte vengono magari sviluppati dei farmaci non tenendo conto di quell'esperienza che solo il paziente può trasferire e che può rendere sia, voglio dire, più facile diciamo, lo svolgimento di quello che è il piano di sviluppo, sia anche riesca a essere più comprensivo, raccogliendo quelli che sono dei punti di vista che sono fondamentali poi per il successo della molecola. Io credo nella formazione a 360 gradi, perché la formazione o quello che un tempo si definiva come il patient empowerment è qualcosa che è di fondamentale per garantire che il paziente diventi protagonista del proprio percorso di diagnosi e di cura, ma diventi anche protagonista del cambiamento del sistema in cui si inserisce. Se dovesse parlare di noi a un suo collega che non ci conosce, che cosa direbbe di Accademia del Paziente Esperto? Beh, rappresentate un percorso indipendente di engagement nella ricerca e sviluppo affinché tutti i pazienti così possano diventare dei reali interlocutori competenti e anche costanti, oltre che dei partner consapevoli in tutto il percorso di sviluppo di un farmaco. Direi che siete molto coraggiosi, siete stati pionieristici, siete stati molto tenaci e al di là della realtà che era presente, ben radicata a livello europeo, siete stati fortissimi, nel senso che siete riusciti comunque a portare avanti questa iniziativa fra mille difficoltà, anche appunto anche economiche, voglio dire. Quindi questa è stata una grande, la vostra determinazione deve essere premiata. Direi, non li conosci? Li devi provare, sono bravi. La cosa che le piace di più del suo lavoro? Ah, mi piace tantissimo il rapporto con i pazienti, sapere da loro che cosa pensano anche di noi e che cosa vorrebbero da noi per far sì che sia il sistema salute, ma anche le cure, il loro percorso di cura sia migliore. E poi tutta una parte legata alla formazione, alla crescita delle persone che lavorano con me. Questa è un'altra mia grande passione.
Il fatto di interagire con persone che sono competenti sicuramente, ma sono sempre appassionate. Quello che adoro del mio lavoro è l'aspetto umano. Certamente il poter dare un apporto concreto, anche se piccolo, ma vicino ai reali bisogni di chi sta affrontando un percorso di cura. Un auspicio per quest'anno, il 2021. Più che un auspicio, forse uno slogan, oltre il Covid-19, credo che tutti vogliamo uscire da questa situazione, ma al di là di questo, credo che sia molto importante. Ciò che mi auguro è che, indipendentemente da quello che accadrà, si riesca di nuovo a curare tutte quelle patologie che a causa della situazione pandemica in cui ci troviamo sono state purtroppo dimenticate. Beh, poter stare di nuovo tutti insieme nella cerimonia di consegna degli attestati. Beh, l'auspicio in questo momento non può essere altro di tornare a una normalità, che in questo momento ci manca tanto, anche solo il fatto di non poterci vedere ed abbracciare. Quindi il mio auspicio è di poterci riabbracciare, di riabbracciarci tutti. E spero anche, andando magari a definire, a costruire tutti insieme un percorso, diciamo, di salute per tutti, per chi è paziente, ma per chi lo sarà, per chi è caregiver, eccetera, che possa essere, diciamo, più efficace e più vero. Vuole mandare un saluto alle sue colleghe? Certo che sì. Ciao Simona e ciao Luisa. Il mondo del patient advocacy è decisamente rosa. Beh, le saluto con un grande abbraccio, che per ora è virtuale, ma spero presto diventi reale. Ciao Simona, ciao Claudia. Non vedo l'ora di riabbracciarvi. Grazie.